diciamo che la scuola di oggi non può essere più la scuola della nozione, ma la scuola deve essere palestra di competenze. I ragazzi ci chiedono soprattutto questo, di avere spazi di interazione, di coprogettazione, spazi in cui sono loro stessi gli attori, i protagonisti delle attività e in cui il docente diventa più un regista, un facilitatore. Da sempre abbiamo cercato di accogliere la sfida dell'innovazione puntando in particolare su due dimensioni che secondo noi possono costituire un forte agente di cambiamento, il tempo e lo spazio. Un tempo che innanzitutto è un tempo disteso, in quanto la scuola rimane aperta fino alle 19:30. Cerchiamo anche di favorire molto l'organizzazione autonoma del tempo e dello studio. Infatti nei nostri open space spesso i ragazzi durante il pomeriggio si soffermano in maniera autonoma, rimangono a scuola, si organizzano. Lo spazio è un elemento fondamentale dell'innovazione, non è un contenitore neutro, ma è assolutamente il contesto all'interno del quale i ragazzi possono operare ed essere motivati. In questo senso ha anche un forte valore di prevenzione della dispersione. Noi lavoriamo sempre in un'ottica inclusiva. Sia negli spazi laboratoriali che nello spazio biblioteca è presente una zona di relax, quella che potremmo definire un'attenzione al terzo spazio, cioè l'attenzione agli spazi di benessere in una situazione di scuola vissuta, di scuola a cui si sente di appartenere come comunità. Ormai vivo qua dentro. L'aspetto relazionale dei ragazzi, quello che, a cui miriamo insomma principalmente. Questo laboratorio mi ha aiutato tantissimo a crescere sia dal punto di vista sociale che da quello musicale. Inizialmente dobbiamo avere coraggio per poter parlare a un microfono, ma dopo un po' di puntate mi sono assolutamente liberata ed è un modo anche per esprimere quello che si vuole e è bello stare insieme. La nostra è una biblioteca innovativa. Questo è uno spazio in cui i ragazzi non solo si incontrano ma anche fanno ricerca producendo artefatti, lavorando con la contaminazione dei linguaggi. Io e le mie compagne abbiamo pensato alla realizzazione di un podcast e ci siamo cimentate anche in questo nuovo ambito che è quello dell'editing. Abbiamo potuto decidere da soli che cosa voler realizzare. Io personalmente ho realizzato un book trailer. Amo leggere, è una cosa che a me piace tantissimo. Ho realizzato un book talk. Io oggi vi parlerò di questo libro. Adesso vi leggerò delle frasi che più mi hanno colpito. Attraverso appunto i social possiamo mandare un messaggio, possiamo appunto invogliare i giovani a leggere. La biblioteca diventa uno spazio di innovazione didattica. Siamo tra i 26 Future Lab nazionali, spazi di alta tecnologia, luogo di sperimentazione, ricerca per la didattica. Dalla realtà virtuale, la realtà aumentata, il coding, la robotica. Abbiamo avviato anche della sperimentazione con l'utilizzo delle nuove tecnologie, in particolare con la stampa 3D. Un'attività laboratoriale che ha puntato al sviluppo sicuramente delle competenze e delle conoscenze relative alla materia, nello specifico la chimica organica, ma soprattutto anche allo sviluppo di abilità trasversali. Siamo riusciti a modellare molecole tipo questa, diciamo includere nella chimica organica anche la tecnologia e lo studio anche della stampante 3D in sé. Stiamo perfezionando il lavoro, la progettazione a blocchi del robot che abbiamo costruito durante il percorso al PON. Tutte queste aree riceveranno un ulteriore stimolo in senso innovativo dalle azioni del PNRR. Il target previsto per l'azione Labs è di un laboratorio, però noi ne abbiamo previsti tre. Uno dell'economia digitale, l'altro quello delle videocomunicazioni, il terzo è quello della realtà virtuale aumentata. Oltre ai laboratori, con l'azione Classroom realizzeremo altre 5 aule disciplinari. Le aule poi del linguistico saranno potenziate con un sistema che ha proprio lo scopo di poter potenziare le attività di ascolto linguistico. È una scuola che ha una forte vocazione all'internazionale.
vogliamo assolutamente essere una scuola non autoreferenziale ma aperta al territorio. Tutto il progetto è sul villaggio Trieste, che ha accolto a partire dal 1956 gli esuli. Siamo riusciti proprio ad entrare all'interno delle loro vite, della loro visione, quindi a immedesimarci. Siamo stati in grado di fotografare le realtà di questa zona. Riqualificare l'ambiente e far capire la storia. Abbiamo cercato di far sì che i ragazzi potessero avere una maggiore consapevolezza del territorio. Abbiamo visitato alcune aziende per capire, diciamo, l'aspetto del grano. Abbiamo creato un QR code che è stato inserito sul pacco di pasta che inquadrandolo porta a un sito web che appunto parlasse del grano, delle sue origini. Qualcosa di veramente professionale. Abbiamo realizzato un video nel quale abbiamo raccontato in modo creativo tutto ciò appreso da noi ragazzi. Un percorso sull'orientamento consapevole, sulla didattica orientativa. Molte opportunità anche per il mio percorso di vita e anche lavorativo.